Bene, quello che Perfetto. mangiavamo in passato non è più quello che ci danno da mangiare adesso. E parlo di tutto, il latte, le farine, tutti i vari cibi. Il latte, che cosa è cambiato nel tempo? Quello che mangiavano i nostri nonni, moltissime persone mi dicono, ma dottoressa, ma i miei genitori, i miei nonni sono cresciuti a latte. Ho capito, ma il latte che davano a loro non è quello che danno a noi. In che senso? Innanzitutto, la mucca dà allatta il vitellino per farlo crescere e quel peso da 40-50 kg deve duplicare, triplicare con i fattori di crescita e gli ormoni della mucca. Ma noi non abbiamo gli enzimi per metabolizzare questi ormoni della mucca. È una cosa che è biologicamente testata. I nostri enzimi, la lattasi, arriva fino a 5 anni di età, diminuisce a mano che si cresce e dopodiché scompare. Quindi vuol dire che il latte per noi diventa assolutamente indigeribile. E questo non l'ho scritto io, è un dato di fatto. Quindi perché gli animali, dopo lo svezzamento, basta. Nei popoli caucasici, che siamo noi, la lattasi è presente nel 25% delle persone. Nei popoli asiatici e africani è assente anche nel 90-95%. Infatti, determinati tipi di tumore non ci sono perché loro non mangiano latte, anche perché sono incapaci di digerirlo. Quindi, tenendo conto che noi siamo già una percentuale ristrettissima in grado di metabolizzare il latte, il Lo 25% zucchero, stiamo parlando poi dello zucchero, no? Del del latte, sì. E latte, dello zucchero che è il lattosio. lattosio. Poi c'è la caseina, che è Che è un'altra la proteina. proteina del latte. E questa dove salta fuori? Salta fuori nel momento in cui il latte viene pastorizzato, che va fatto perché così diventa batteriologicamente puro. Ma ricordiamoci che la caseina è una colla, viene utilizzata sulle bottiglie per mettere sulle etichette, è una colla. Quindi immaginate nel momento in cui noi la mangiamo. E dico una cosa qui che farà rabbrividire tutti quanti. Sapete qual è la caseina? E quando noi andiamo al bar e ci fanno quel meraviglioso cappuccino con sopra tutta la schiuma, quella è tutta caseina che noi ci mangiamo a cucchiaiate felici di avere una coltre di mousse di caseina sopra che ci incolla completamente il nostro intestino e altera la permeabilità intestinale. E quindi da lì tutta una serie di danni. E abbiamo parlato della caseina. Poi ci sono i fattori di crescita. I fattori di crescita di cui abbiamo detto, il vitellino cresce, ma noi siamo vitelli? Dobbiamo crescere così come i vitelli? No, perché prima le mucche facevano 20 litri al giorno, poi sono stati portati a 50. E Negli Stati mangiavano Uniti, l'erba del mangiando l'erba e pascolo. pascolando, poi siamo arrivati ai 100 degli Stati Uniti, ma come? Dandogli da mangiare tutta una serie di schifezze. E allora? Noi introitiamo le schifezze che danno da mangiare alle mucche per fargli produrre più latte, che avranno delle mammelle con delle mastiti e a cui verranno dati tanti antibiotici. E noi improvvisamente ci ritroveremo anche improvvisamente resistenti a una Agli serie di antibiotici, che è antibiotici. un gravissimo problema, Oh, per la quindi sanità con una cosa mondiale. sola del latte, quante ne ho spiegate io questa sera? Per Tanti motivi non per prenderlo. non prenderlo E proprio. poi gli ormoni contenuti all'interno del latte vaccino fanno a botte, a pugni con i nostri. Non stiamo parlando di ormoni aggiunti, perché No, no, purtroppo negli no. Stati Uniti, forse Quello ancora oggi, ma accade. soprattutto in passato, venivano date aggiunte anche di Certo. ormoni. Ma sono gli ormoni quelli Ma già gli ormoni insiti? propri della specie, Esatto, diciamo esatto. così, della mucca, quelli non vanno d'accordo con i No, nostri fanno a ormoni. pugni col nostro sistema ormonale. Nei tumori ormonosensibili io non mi permetterò mai di dare il latte. E E poi quali sono i tumori ormonosensibili? sono il seno, utero, ovaio, prostata per gli uomini e tiroide per entrambi i sessi. Su queste patologie tumorali e non, perché esistono anche le patologie infiammatorie e autoimmuni di questi organi, tolto il seno ovviamente, ma è infiammazione e andare a creare infiammazione.
dando latte e derivati del latte. Poco fa ho visto una cosa che mi ha fatto inorridire appena Cosa, l'ho vista, dottoressa? che era lo yogurt. Ah, mamma mia. Sfatiamo lo Così yogurt. dietetico come viene considerato nell'accezione comune, dalle Oh, donne eccolo qua. soprattutto. Allora, io faccio un esempio che calza a pennello. Nella mia attività di oncologa, di oltre 20 anni di oncologia, io non avevo mai curato, come nell'ultimo periodo, le cinesi. La comunità cinese a Milano è molto forte, ma in tutti questi anni la comunità cinese non era mai arrivata a me ammalata di tumore al seno. Che cosa è successo? È successo che nel loro paese loro il latte, i formaggi, lo yogurt non l'hanno mai mangiato. Nel momento in cui mettono piede nella metropoli milanese, vogliono fare le modelle, come le milanesi, che sono tutte scattanti, perfette, tutte magrissime, se perennemente a dieta, sempre affamate, sempre di corsa, che mangiano anche 4-5 yogurt al giorno. Oh, che cos'è lo yogurt? Tutto quello che ho elencato del latte e derivati del latte, con in più l'acidità. È acido, acido. E tutte le cose che io ho elencato, fattore di crescita, fattore infiammatorio, ormoni, zucchero, magari ci mettono dentro la La frutta frutta. e quindi a lei giù zucchero in combinata con tutte queste cose negative e magari anche dei bei cornflakes o altre cose, che quindi è glutine, un'altra delle farine bianche di cui parleremo dopo. Quindi lo yogurt è veramente devastante. Oltretutto, io ho trovato una correlazione tra le mangiatrici di yogurt e le fratture ossee. Essendo giornalista, avrei dovuto chiederle, ecco, quello che ci dicono sempre è che il latte, i latticini, lo yogurt sono fonte di calcio e che noi donne, soprattutto con la menopausa, andiamo incontro Certo. all'osteoporosi. Ma il calcio buono, come io dico ai miei pazienti e nel libro e anche nel regime dietetico che do, non arriva dal latte, dai derivati del latte, che è quello cattivo, arriva dalle verdure. Le verdure sono piene di calcio, soprattutto l'acqua di cottura delle verdure. Ricordiamoci che i nostri antenati bevevano l'acqua di cottura delle verdure ed era una cosa buonissima perché tutto il bianco che c'era sul pentolino, ve lo ricordate, quando si bollivano le verdure, è calcio. Quello è calcio che noi possiamo introitare da una fonte meravigliosa che sono appunto i vegetali. Sì, E poi soprattutto sono se li contenuti cuociamo a vapore nella meglio ancora, vaporiera, perfetto, c'è ancora questo di più, ancora residuo di ed è più. un concentrato. O nel brodo, E certo. anche nei grigli di noci, nelle mandorle, nei semi oleosi è contenuto molto calcio. Quindi per quale motivo devo andare a mettermi un qualcosa che mi attiva gli osteoclasti e mica che sono delle Tornando al latte e allo molecole, yogurt esatto, soprattutto. all'interno dell'osso che distruggono l'osso e quindi causano l'osteoporosi, esattamente il contrario di quello che vogliono farci credere, perché è anche acido. Mentre ci sono i semioleosi, un buonissimo minestrone, i pesciolini piccoli mangiati con tutta la lisca, che sono le sostanze che fanno parte dell'osso, oppure la zuppa di pesce che rilascia perfettamente tutti i contribuenti dell'osso. L'osso è a noi sembra una cosa dura, inerme, non lo è affatto, è mobile durante la nostra vita. È È plastico, sì. piena di acqua, è diversa nelle forme in base se uno sta fermo, una persona che viene allettata perché ha l'influenza per una settimana, se gli facciamo la mocca vediamo che è osteoporotico, nel momento in cui riprende a muoversi l'osteoporosi va via. È un tessuto mobile l'osso, quindi dipende da quello che noi facciamo e dalle nostre cattive abitudini. Anche Il latte è uno dei miei tre nemici bianchi. Il latte contiene innanzitutto il lattosio, che è uno è uno zucchero zucchero. che tutti noi a una certa età non riusciamo più a digerire, perché la lattasi, che è l'enzima che serve per metabolizzare il lattosio, a 5-6 anni va via, non c'è più. E quindi tutti noi improvvisamente diventiamo intolleranti al lattosio. Ma questa è solo una virgola rispetto a Non è tutto la cosa quello, più non è grave, la cosa diciamo, più grave. l'intolleranza. E infatti la gente
Qui mi fermo io adesso invece, perché la gente non capisce questo passaggio e mi dice: ma dottoressa, io ho già preso il latte senza lattosio. Ma questo non è niente. Il problema sono tutte le altre cose che ci sono contenute nel Diciamo che latte. il Vaccino, marketing è il stato molto marketing. bravo a sviare l'attenzione e a Perfetto, centrare sul esatto. lattosio perché lo puoi togliere, E mentre ha invece. lasciato le altre cose che non puoi togliere. Esatto, e quindi che cosa c'è lì dentro? Ci sono i fattori di crescita, torniamo come nelle carni. Che cosa fa la mamma mucca quando deve tirare su il vitellino? Il vitellino pesa 50 kg e deve andare a 500, deve decuplicare. Ma noi siamo vitelli? Noi cosa dobbiamo decuplicare dentro di noi? Noi non dobbiamo decuplicare un bel niente. Come al No, solito, questo. ritorniamo al discorso delle carni. Sono i fattori di crescita contenuti all'interno dei formaggi, del latte, dello yogurt, del gelato, delle creme, dei budini, tutto ciò che contiene latte vaccino. Non può esserci. Poi abbiamo la caseina. Abbiamo detto Anche qui la prima. caseina è una La proteina, caseina è una proteina del 80%. latte, l'80% contenuta all'interno del latte è la proteina più importante e come abbiamo detto è una colla che incolla l'intestino. E che cosa ha l'intestino? L'intestino contiene il 70% del nostro sistema immunitario, ma noi parliamo di immunoterapia, noi oncologi. Ecco, adesso mi rivolgo proprio agli oncologi. Gli oncologi sanno benissimo che il futuro sarà sull'immunoterapia, ma perché non iniziamo a fare immunoterapia con noi stessi? In modo Sul nostro naturale. organismo, visto che il sistema immunitario è contenuto nelle pareti intestinali nel 70%. Se noi iniziamo a metterlo fuori uso proprio con la caseina, è una delle cose che lo mette fuori uso, e il glutine, ne parlerò lungamente dopo. Sul glutine, che è l'argomento che mi interessa maggiormente, noi lo mettiamo assolutamente fuori uso e andiamo a spendere miliardi, miliardi in farmaci costosissimi per fare immunoterapia e le pagine dei giornali si riempiono di questa notizia, l'immunoterapia. Io sono a favore dell'immunoterapia, ma iniziamo a fare un po' di risparmio sulla nostra sanità. Iniziamo a evitare le cose che possono rimetterci in funzione il nostro sistema immunitario al posto di utilizzare cose extra. Quando ce ne sarà bisogno di farlo, lo faremo sicuramente. Certo. Questo mi sembra un buon modo di ragionare. Uno ha un, che ne so io, una cisti ovarica, oppure un fibroadenoma, oppure delle cisti al seno, andiamo a fare un bombardamento ormonale che le fa crescere. Quindi quelle cisti, quel fibroadenoma, quell'ovaio policistico, quell'endometriosi, alla fine peggiorerà e peggiorerà inevitabilmente, ma nessuno si sogna di dire questa cosa.